personalmente, diciamo, essendo io in qualche modo un seguace o comunque un fervido ammiratore dell'opera di Stephen Hall, il suo progetto per Amsterdam è un progetto che, diciamo, mi piace molto, mi è molto piaciuto ritrovarlo qui. C'era un progetto in qualche modo quasi dimenticato perché è della prima parte della carriera di Stephen Hall, ma in quel caso si vede come lui sia riuscito, diciamo, a tradurre nel luogo in cui si trova a lavorare, che era molto diverso dalla New York dei suoi primi lavori, è riuscito proprio a trasportare la sua poetica e, diciamo, a inglobare invece tutta una parte di tessuto di Amsterdam. Cioè, quello è un progetto secondo me molto bello. E poi ho visto che c'è anche il progetto di Alvaro Siza per le piscine sull'oceano, e quello, diciamo, è un progetto a cui io sono particolarmente legato per il fatto che ho avuto la possibilità di visitarlo, e anzi poi c'è stato un episodio molto così bello dal punto di vista affettivo, perché poi c'è stata una cena con Edoardo Sottomura, eravamo lì vicino alla casa del tè, che è sempre di Alvaro Siza, e lui quindi mi ha raccontato un sacco di aneddoti su questo progetto, quindi, diciamo, sono più legato affettivamente a quello che dal punto di vista architettonico. Per me il rame, diciamo, quando penso al rame, mi viene per prima cosa l'idea di un materiale molto duttile, cioè la duttilità del materiale penso che sia una delle caratteristiche che a me, diciamo, interessa di più di questo materiale. Cioè è un materiale che riesce a essere plasmato e quindi, diciamo, a definire, diciamo, quello che è l'involucro di un edificio, quindi con la continuità di superfici verticali e orizzontali, pur mantenendo una sua rigidità. E questo è uno degli aspetti che a me piace molto, insomma, mi interessa di più di questo materiale. Sì, il progetto che abbiamo presentato per questa mostra riguarda una piccola palestra, insomma, più o meno 500 metri quadrati, che è la nuova palestra per l'allenamento della prima squadra dell'Atalanta. Si trova a Zingonia, e fra l'altro Zingonia adesso è recentemente ritornato in auge perché, appunto, all'ultima biennale c'è stata una sezione al Palazzo Italia proprio sulla nascita di questa new town degli anni 60. E quello che ovviamente, diciamo, il nostro progetto deve rispondere a un'esigenza funzionale, prettamente funzionale, che quindi di realizzare un nuovo edificio per l'allenamento degli atleti. Però, diciamo, per noi, per me, ma in generale credo che sia così per l'architettura, un progetto è, diciamo, una risposta concettuale a una richiesta funzionale. Quindi quello che abbiamo voluto, diciamo, sottolineare con questo progetto è che il sito, cioè che è composto, vi potete immaginare, è la sede dell'allenamento dell'Atalanta, per cui ci sono molti campi di allenamento, quindi uno spazio aperto molto vasto, e c'era questa contrapposizione fra gli spazi aperti e gli edifici costruiti, no? E in qualche modo noi abbiamo voluto con questo progetto introdurre un nuovo linguaggio architettonico, no? Anche se, diciamo, per un edificio piccolo, ma che poi adesso nel futuro verrà riutilizzato per altri piccoli edifici, il centro giovanile, eccetera. Un nuovo linguaggio architettonico che ci desse la possibilità di legare, invece di tenere assieme, lo spazio aperto e gli edifici. Quindi quello che ci interessava era, da una parte, riflettere il paesaggio. Quindi è per quello che abbiamo scelto di utilizzare un materiale per la scocca, per l'involucro, che è un materiale omogeneo, è una lega di rame e zinco, è molto lucente e quindi riflette il paesaggio, e in qualche modo, da un punto di vista concettuale, sta anche comunicando la preziosità, no, dell'edificio, perché lì dentro in qualche modo è come se fosse uno scrigno, cioè lì dentro c'è il tesoro della squadra di calcio. Se mi dovessi trovare nelle condizioni per spiegare il rame a un bimbo di questa età, quindi 10 anni, proverei proprio a mettergli in mano una lastra di rame, così, a invitarlo a giocare con questo materiale.